Nell'immaginario il Giappone è visto come un luogo futuristico, pieno di robot, ologrammi e le ultime novità tecnologiche. Ma nella vita di tutti i giorni non è sempre così. Sono frequenti anche tecnologie ormai obsolete. Te ne parlo in questo video. Ciao, sono Sonocci e in questo canale parlo di Giappone. Iscriviti per non perderti i prossimi video. Floppy disk. Con i loro 1,44 MB, nel 2022 sono ormai una tecnologia davvero obsoleta, ma in Giappone continuano a resistere. Infatti nella legge giapponese sono presenti ben 1900 articoli nei quali è espressamente richiesto l'uso di dati consegnati tramite floppy disk. Oltre alla loro scarsa capacità, ormai è complicato reperirli sul mercato. Inoltre per il trasferimento dei dati c'è bisogno di una persona che fisicamente li vada a trasportare. Questo rallenta di molto la macchina burocratica giapponese. È incredibile come nell'era di internet e del cloud riescano ancora a sopravvivere. CD musicali. I cari e vecchi CD continuano a sopravvivere. In Giappone godono ancora di ottima salute. Nel 2021 ne sono stati venduti circa 104 milioni di copie. Addirittura sono più popolari dei servizi musicali in streaming. Sono molto diffusi anche tra i giovani. Il 68% della generazione Z ne ha comprato almeno uno. Questa diffusione è merito soprattutto delle idol giapponesi. Acquistare un CD del proprio gruppo musicale preferito. In Giappone equivale a dire di essere un fan. Inoltre all'interno è possibile trovare un biglietto fortunato, che permette al possessore di partecipare ad una Kusukai, un evento nel quale è possibile stringere la mano alla propria amata idol. A spingere ulteriormente le vendite sono le varie edizioni di uno stesso album, dove magari cambia la copertina o viene apportata qualche modifica alle canzoni. Fax. È talmente diffuso che ancora oggi ogni ufficio ne possiede uno, ed è molto diffuso anche nelle famiglie giapponesi. Infatti non ci sono norme che richiedano l'invio di documenti via mail. Si trovano ancora il numero di telefono e quello del fax. Oltre all'invio di documentazioni, è apprezzato per ricevere informazioni di ogni tipo. Ci sono infatti molti servizi che si occupano dell'invio di notizie via fax, anche per questo resiste. Per alcuni giapponesi è ritenuto più sicuro delle mail, sia per eventuali hacking sia per la ricevuta cartacea ottenuta dopo l'invio. Timbro. Ogni persona o ditta giapponese ha il suo timbro, chiamato Inkan oppure Anko. Questo viene usato come firma e dà valore legale. Il timbro era necessario in ogni atto burocratico, come la richiesta di documenti, la registrazione del matrimonio, i movimenti bancari e molto altro, ma negli ultimi anni stanno cercando di diminuirne la richiesta, in particolare nel periodo di pandemia ha mostrato tutti i suoi problemi. Inoltre si sposa bene con il fax, in quanto è molto più comodo applicare il timbro su un foglio ed inviarlo, rispetto a doverlo poi scannerizzare, trasformare in PDF e infine inviarlo via mail. Giornali. In un mondo sempre più digitalizzato, dove ci si informa con la TV o tramite internet, in Giappone continuano a sopravvivere i giornali stampati. Ben due volte al giorno è facile imbattersi nelle consegne di giornali a domicilio, siano di notizie, sportivi o riviste. Nel 2021 sono stati calcolati ben 33 milioni di abbonati, una famiglia su due infatti possiede da 1 a 3 abbonamenti. Sono principalmente le persone anziane a mantenere questa abitudine, per questo nel tempo il font della carta stampata è diventato più grande. Insomma, sembra difficile liberarsi di queste tecnologie obsolete, ma il governo giapponese è intenzionato a voltare pagina. Vedremo cosa succederà, intanto per oggi è tutto. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella, così non perderai i prossimi video sul Giappone. Un saluto da Sonocci!